L'affetto e il calore della gente prima dell'inizio della stagione agonistica. La Vigortrani punta e tanto sull'entusiasmo dei propri sostenitori per colmare parte del gap con le squadre più attrezzate del prossimo campionato di eccellenza. Lo ha confermato al nostro microfono Gino Zinfolino in occasione della presentazione ufficiale di ieri, che ha visto i biancazzurri del presidente Luciano Savi prima sfilare nel pomeriggio al Comunale al termine di un triangolare di beneficenza e poi ricevere in serata l'abbraccio virtuale della città nei pressi del porto. Quando c'è da colmare un pochettino di ritardo o differenze da altre squadre blasonate, l'entusiasmo può far accorciare quelle distanze. E noi stiamo cercando in tutti i modi, anche con questa presentazione di oggi ai tifosi e alla città stessa, per far capire che c'è un gruppo che veramente vuole difendere questi colori, un gruppo che vuole vendere cara la propria pelle e un gruppo che vuole sicuramente l'apporto di tutti per cercare di fare bene. L'entusiasmo dei tranessi è inevitabilmente contagioso, ma non deve far perdere di vista gli obiettivi fissati. Il primo obiettivo è conservare la categoria, che, credetemi, non per cercare di mettere mani avanti, è difficilissimo. E poi cercare di toglierci le nostre soddisfazioni per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Salvezza prima di tutto, dunque, senza disdegnare la possibilità di togliersi qualche soddisfazione in più. Prima del campionato c'è la Coppa Italia Dilettanti, che scatta domani con gli incontri del primo turno. La Vigor esordirà nella nuova stagione affrontando al Comunale, a partire dalle ore 16, l'Unione Calcio Bisceglie, matricola sì ma solo sulla carta. In arrivo quindi un test attendibile che permetterà alla dirigenza tranese di capire se sarà necessario intervenire ancora sul mercato. La società sa dove eventualmente vorrei che si intervenisse se c'era la possibilità, però con calciatori di spessore, perché quando vai ad intervenire in questo momento devi solo cercare di migliorare il gruppo e quindi individuare elementi che servono come spessore a livello di personalità e di qualità. In contemporanea, sul sintetico di Vieste partirà l'avventura del nuovo Barletta targato Massimo Pizzulli. Tra le gare in programma anche tre derby barresi. Molfetta Gravina, al Poli si gioca a partire dalle ore 17, Bitonto, Team Altamura e Sud-Est Mola.